Alessandro, ti vediamo in giro per la città vecchia vestito di rosso. Come mai? Che è successo? Allora, è successo questo, quando sono stato invitato a fare questa mossa pazzo Pantaleo, ho detto immediatamente che la mia intenzione non era portare dentro il palazzo in città vecchia le opere che avrei sviluppato a Torino dove vivo in questo momento, ma ho pensato che quello che avrei esposto a Palazzo Pantaleo sarebbe stato il compendio delle azioni che andavo a sviluppare in città vecchia. Un mese a disposizione, quindi un mese di vita intensa nella città, e un mese fatto di relazioni. La parte molto importante di questo percorso che sto sviluppando è la relazione con gli altri. E dunque ho deciso di partire da Torino con trolley dentro il quale ci fossero esclusivamente questo tipo di abbigliamento. 10 maglie rosse con il logo avanti e Ecco, che poi dietro. vediamola questa maglia Sì, rossa, no? Taranto per Aviva, Alessandro Bugini per Taranto. Alessandro Bugini per Taranto ha il doppio significato. Da una parte quindi dedico questa mia operazione a Taranto, dall'altra vuol dire Alessandro, attenzione, Alessandro Bugini è in giro per Taranto. Lo Ah, ecco. vedete, no? Cioè è in giro per Taranto. È un'avvertenza, no? Allora, l'essere segnaletico vuol dire facilitare a un certo punto il riconoscimento della mia persona che sta operando culturalmente sul tessuto urbano. Quindi, avvalendomi poi dei social media, tutte queste robe qua, la gente da lontano, anche se non mi ha mai visto prima, solo per il fatto che sono scritto così, per il fatto che sono così segnalato, si ferma per strada, ferma la macchina, Alessandro, sappiamo chi sei. Questo è un modo immediato, veloce, no? Per instaurare relazione e farmi sentirmi un po' più integrato nella città. Senti, cosa hai in programma per i prossimi Ma giorni o per le dunque, le prossime ore? performance sono. Dunque, le azioni che vado a fare saranno una più suggestiva dell'altra. Una ve la racconto, le altre le preferisco di no perché sono fighe anche quelle. Comunque, una si intitolerà Tamburi per tamburi. Allora, tamburi per tamburi perché? Perché se voi ben saprete che il quartiere Tamburi si chiama così perché c'era un acquedotto che faceva cadere l'acqua in grandi vasche, in grandi recipienti, e l'acqua cadendo in questi recipienti faceva questo rumore di tamburi. Allora, l'idea è di far insieme all'Istituto Musicale Paisiello, cioè sto cercando continuamente di fare tutto quello che faccio in relazione con le risorse buone della città, quindi l'Istituto Musicale eccezionale, grande eccellenza della città, di fare questa collaborazione chiamando la sezione di tamburi dell'Istituto Musicale, facendogli fare questa performance così fatta. Praticamente dovrebbero essere 15-20 percussionisti sopra uno dei tetti, non vi sto a dire quale, della Marina, qui della parte del Mar Piccolo, che suoneranno i tamburi riprendendo le suggestioni locali, in modo da fare questo tributo al quartiere dei tamburi, quindi tamburi per tamburi e richiamare a sé il quartiere dei tamburi nella parte vecchia tramite la cultura, tramite la risonanza di queste percussioni.